Ciao a tutti amici di Tech Today e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Silvia e oggi voglio assolutamente parlarvi del nuovo prodotto arrivato qui a casa mia, la nuovissima stampante 3D Cocconi EC2. Ma prima, come al solito, voglio ricordarvi di iscrivervi al nostro canale Telegram per essere sempre aggiornati su novità e migliori offerte. E inoltre non dimenticatevi di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando la campanella per non perdervi le nuove recensioni. E ora però voglio presentarvi il nuovissimo gioiellino di casa Cocconi, adatto appunto per grandi e piccini, con il quale potete trasformare i vostri pensieri in realtà nel modo più semplice possibile. Fa infatti la sua comparsa nel mondo delle stampanti 3D la Cocconi EC2. Questa stampante è stata presentata dalla casa Cocconi e questa casa sta tentando di rendere il mondo delle stampanti 3D proprio alla portata di ogni utente. Infatti, grazie all'utilizzo della sua app dedicata, non avremo assolutamente nessun problema ad essere tra la stampa di migliaia di prodotti già presenti sull'app. Dalla creazione di prodotti totalmente usciti alla nostra fantasia e immaginazione, addirittura all'utilizzo di una intelligenza artificiale per poter aiutarci nella progettazione, a tutto. Infatti questa azienda ha realmente dato la possibilità con questa nuova stampante di avere a portata di mano un oggetto assolutamente fruibile da chiunque, e infatti è possibile utilizzarlo anche con i bambini. E ve lo dico perché è possibile da utilizzare in maniera totalmente sicura, perché questa stampante utilizza filamenti di un materiale plastico totalmente atossico, biodegradabile, a zero emissione di carbonio. E credetemi, perché sono stata proprio con la faccia qua sopra per sentire se producesse qualche fumo, invece niente. E questa cosa la rende utilizzabile appunto con i bambini e all'interno delle nostre abitazioni. Questa stampante però non si limita a essere sicura da questo punto di vista, ha anche uno sportello per chiuderla ed evitare qualsiasi incidente domestico o scottature. Oltretutto è anche super veloce perché ha una stampa che va a 100 mm al secondo, ma si rivela comunque essere anche super silenziosa. Infatti produce appena un massimo di 30 decibel durante il lavoro. E oltretutto questa Cocconi è anche una delle cose più innovative e utili che ho trovato al momento su una stampante 3D, perché ha integrata una fotocamera da 2 megapixel 720p che ci consente di monitorare costantemente il processo di stampa. In questo modo ci permette di interrompere o sospendere la stampa in caso di problemi o errori, e inoltre la camera ci permette anche di poter fare dei video in timelapse e condividerli in diretta sui social media, quindi veramente fortissimo. E un ulteriore pregio di questa stampante è appunto, come potete vedere, la sua forma. Infatti risulta davvero compatta e queste dimensioni ridotte e contenute ci consentono di trasportarla in qualsiasi scenario di vita quotidiana, e proprio per questo è stata premiata da Leaf Design Awards 2023. Questa Cocconi a me ha stupito veramente in tantissime cose, perché è super veloce, è super silenziosa, l'accoppiamento con l'app è veramente semplicissimo, veramente a prova di bambino, ragazzi. Io adesso vado a farvi vedere tutti gli oggetti che ho creato, tutte le prove che ho fatto, e ne sono rimasta veramente veramente stupita, e adesso andrei a farvi vedere tutto il resto e a fare le nostre considerazioni finali. Appena arrivata ho provveduto subito a fare l'unboxing ed ecco qua ci sono le istruzioni. Pensavo di trovarmi di fronte a tante cose da montare, in realtà c'è il caricatore e voilà il corpo della stampante 3D che è già pronto per stampare, perché ha già all'interno il filamento e non bisogna montare assolutamente nulla. Infatti vedete, ecco qua, è già tutto montato, anche la fotocamera già integrata, la si può chiudere e stampare. Ci sono anche le pinzette per mettere a posto poi gli oggetti che stampiamo. Andiamo ora a vedere insieme l'applicazione e le sue completezze, e in questo caso andiamo su Connect Device, perché così vediamo il nostro device connesso, in questo caso la nostra EC2. Andiamo su Replace Filament, in questo caso così possiamo vedere come cambiare il filamento di PLA, semplicissimo col QR code, e poi ci sono i dettagli di mantenimento e la possibilità di cancellare il device dall'applicazione.
Ora torniamo indietro e andiamo a vedere su Create Now la possibilità di quante cose ci sono da fare. In questo caso io guardo già su 3D Model Gallery per vedere quello che c'è già impostato. In questo caso ci sono tantissimi giocattoli qui in prima fila e vado a scegliere in questo caso io una carinissima catapulta, mi sembra molto carina, e vado a provare a vedere come stampa. Come potete vedere qui abbiamo la possibilità di ingrandirla, rimpicciolirla, ruotarla, muoverla. Chi più ne ha più ne metta davvero anche la personalizzazione degli stessi modelli già preimpostati è grandissima. A me va già bene tutto così, adesso do un occhio per come funziona muoverla e tutto e la mando direttamente a questo punto alla stampa. Dopo qualche minuto che viene caricata all'interno della stampante, fa tutti i procedimenti necessari per iniziare a stamparla. Appena inizia a stampare, mi connetto direttamente con il monitor per vedere l'interno stesso della stampante. Ecco qua, in questo caso vediamo che ha appena appena iniziato a stampare. Da qui poi possiamo vedere come sta procedendo la stampa e abbiamo la possibilità anche di uscire dall'applicazione senza che la stampa venga interrotta, quindi di lavorare anche ad altri modelli. Approfitto per farvi sentire la silenziosità di questa stampante che in questo momento sta stampando una piccola catapulta e questo è il massimo, veramente lo sentite? Avvicino il microfono. È il massimo del rumore che possiamo sentire, è veramente spettacolare, silenziosissima. Potete vedere come lavora, precisione ovviamente, stupenda. E ora dopo ben 2 ore di stampa, ecco a voi la nostra catapulta. Io sono rimasta veramente impressionata per la qualità e precisione che mi sono ritrovata di fronte. Infatti, cioè, basta cliccare indietro e la catapulta risulta già smontata. Per me è una cosa veramente carina e la precisione è veramente veramente ottima. Un'altra delle cose che ci tengo a farvi vedere è la completezza delle guide che ci troviamo di fronte, con questa stampante perché sono veramente chiare, semplici e fruibili veramente da tutti perché, spiegano passo per passo come fare qualsiasi cosa. Abbiamo poi la possibilità di creare un modellino 3D stampato a partire da una nostra foto e anche un testo 3D partendo ovviamente da una scritta che facciamo noi, in questo caso Tech Today, e provo a vedere come personalizzarla e un esempio di come dovrebbe venire. Veniamo ora alla scheda tecnica. Questa stampante ha un peso complessivo di 3,2 kg e un ingombro di 30 cm per 18,9 per 23. È veramente piccola, come potete vedere. È dotata, come dicevamo, di una fotocamera da 2 megapixel 720p integrata e ha un diametro dell'ugello di stampa che è di 0,6 mm con delle temperature che arrivano fino a 260 gradi. La velocità di stampa che raggiunge è davvero impressionante perché arriva ad avere un massimo di 100 mm al secondo e i modelli più semplici vengono stampati in appena 20 minuti. Riesce a stampare strati che vanno da 0,1 a 0,3 mm con una precisione della profondità dell'asse Z di 0,0025 mm e dell'asse XY di 0,011. Il consumo totale della stampante è di appena 60 watt, quindi risulta anche economica sul fatto di utilizzo della corrente. Arriva completamente assemblata come abbiamo già visto e ha bisogno di essere solo collegata tramite WiFi e Bluetooth con l'app dedicata Cocony 3D, disponibile negli store Android e iOS. Una nota di merito è data dai continui sviluppi e miglioramenti del software open source Cocony 3D App.
I filamenti sono composti, come dicevamo, da un materiale non tossico a zero emissioni di carbonio ed è anche biodegradabile. Le texture e i colori disponibili sono davvero tanti, perché abbiamo ad esempio rosso, bianco, arancione, giallo, verde, blu, porpora, nero e rosa. Come potete vedere, in questo caso io sto stampando due piccolissimi soggetti che ho provveduto personalmente a rimpicciolire per vedere proprio come venivano a livello di dettagli. Abbiamo anche la possibilità, come in questo caso ho fatto io, di vedere come viene la stampa totalmente con lo sportellino aperto, perché ero veramente curiosa di vedere come procedeva tutta la stampa e di farvela vedere. Come potete già aver capito dal video, le mie considerazioni finali sono totalmente positive, non ho avuto nulla che non mi è andato bene, perché mi sento di affermare comunque che questa sia la miglior stampante 3D che io ho avuto il piacere di provare, perché risulta davvero di una semplicità disarmante, dal collegamento della stampante all'applicazione, dalla creazione degli oggetti, la sostituzione del filamento, nulla risulta difficile o troppo impegnativo e le istruzioni sono veramente chiare e semplicissime da seguire. E se davvero, ragazzi, posso consigliarvi un regalo perfetto per tutti, grandi, piccini, maschi, femmine, chiunque, io non ho assolutamente nessun dubbio, perché con Cocconi EC2 si potrà sviluppare qualsiasi genere di oggetto, e anche per chi si vuole approcciare alla a una stampante in 3D, questa ha veramente tutto. È semplice, intuitiva, chiara, veloce. Non ho veramente altro da dirvi, perché è la mia preferita in assoluto. Io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito anche in questa recensione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!